Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis ed essendo uscita la seconda parte dell'evento di Halloween, ci ritroviamo ad affrontare una nuova difficoltà, o comunque sia ci ritroviamo ad affrontare un nuovo boss più che altro, ovvero l'Inferno Lantern. L'Inferno Lantern XI, con un power richiesto di 111.500, elemento sempre richiesto vento, il sigillo in teoria dovrebbe essere quello circolare, anche se in realtà praticamente non viene mostrato a differenza delle altre quest, quindi non so se questo è un difetto diciamo di descrizione del boss o se effettivamente è proprio strutturato in questa maniera. Il team che io voglio andare ad utilizzare non è questo, perché questo è il team che vi farò vedere appunto per Ramu. Il team che ho intenzione di utilizzare è questo, il team ovvero che abbiamo utilizzato l'altra volta, team dove appunto abbiamo Matt, che fondamentalmente sarà il nostro healer e anche buffer per quanto riguarda la difesa magica, Zack che mi aiuterà con i danni AOE grazie alla Falcon di tipo vento, Lucia che invece mi effettuerà danni di tipo vento e anche debuff di attacco magico grazie alla Mad Minute. Ovviamente abbiamo anche la limit di Lucia che ci permetterà di debuffare, mentre invece Matt ci consentirà di buffare. Zack sarà fondamentalmente il nostro DPS. Vediamo se questa squadra nonostante tutto riesce a concludere qualcosa e tiriamo le somme. Vediamo, cercherò di giocare probabilmente in semi-auto, anche se in realtà voglio provare a farla andare in auto questa squadra. Vediamo cosa riesce a concludere in auto, quindi sono abbastanza curioso, a dire la verità. Anche perché qui diciamo che la meccanica del nostro avversario è ben diversa rispetto a quella del diciamo del combattimento precedente. Infatti qui saremo costretti letteralmente ad eliminare i nostri nemici, i nostri diciamo minion in questo caso, proprio per permettere di fare danno poi successivamente al boss. Quindi dovremo proprio fare danno e poi successivamente concentrarci. Ecco, vedete, praticamente il nostro avversario sforna minion e nel frattempo possiede una resistenza altissima ai danni fisici e magici. Una volta battuti tutti i minion, lui dovrebbe in un qualche modo subire in teoria. Allora, qua intanto noi ci difendiamo. È che sto notando che... Ok, facciamo anche la limit di Lucia, così abbassiamo l'attacco magico, perché qua la vedo brutta. Lo abbassiamo il più possibile. Ok. Ah, va bene, resistiti tranquillamente. E adesso continuiamo a eliminare i minion, curarci con Matt. Ok, ora in teoria, esatto, noi qui dovremmo praticamente fare danno. Quindi facciamo la limit. Funziona esattamente come la top. Quindi in realtà la strategia è quella. Ora lui subirà comunque molti più danni, subisce anche lo stun. Noi giustamente ne approfittiamo per fare più danni possibili nel minor tempo possibile. Ecco, vedete, nel frattempo abbiamo praticamente eliminato già il nostro avversario praticamente. Madonna mia. Quindi devo eliminarlo prima che faccia questo attacco. Cioè devo concentrarmi a sconfiggerlo prima che mi faccia questo attacco finale. Ok, ma stava andando male effettivamente, per cui riproviamo. Riproviamo, non c'è problema. Mi interessava capire più che altro... Cioè, nonostante tutto mi ha fatto comunque un bel danno, quindi... Vabbè, non è difficilissimo comunque la meccanica del boss, eh? Si riesce a gestire anche in auto, fondamentalmente. Ok,
Allora, qui continuiamo ancora a fare danni. Zac comunque sia mi aiuta tantissimo con i danni AOE. Anche Lucia mi aiuta veramente tanto. Allora, praticamente noi dobbiamo conservare le limit e poi dobbiamo attaccare... Cioè, non dobbiamo neanche curarci, fondamentalmente. Dobbiamo solo rushare e attaccare il più possibile. Ecco, tipo qua, per esempio, ora... Noi dobbiamo... Allora, qui intanto ora facciamo così. Perché questo dovrebbe essere il primo attacco che possiamo subire, forse, no? Cioè, mi sembra troppo presto in realtà per averlo già battuto. Anche perché lui infatti fa... Esatto. Questo è il danno che gli possiamo fare. Ecco, e noi ora qua praticamente dobbiamo solo fare danno. Qua facciamo la limit. E l'abbiamo ammazzato. Vabbè, easy, molto easy in realtà. Sì, ma molto facile la X1 in realtà. Diciamo che prima si sono un po' impallati probabilmente perché appunto si sono messi a curare, si sono messi a fare quando non ce n'era bisogno. Possiamo tranquillamente, diciamo, subire l'attacco e poi ovviamente contrattaccare. Quindi direi anche, diciamo che questo team, nonostante tutto, anche la Inferno X1 è riuscita a chiuderla. Mi sta piacendo veramente tanto sto team. Sto avendo fiducia addirittura nel Crisis Dungeon, perché nel Crisis Dungeon dovrò portare probabilmente questo team. Speriamo che la linea, diciamo la falsa riga, sia questa. Cercherò ovviamente in questi giorni di potenziare le armi, cercare di portarle almeno al 70 per tutti. 70/80 sarebbe perfetto, però cerchiamo di concludere qualche cosa e sicuramente qualche risultato forse lo potremo ottenere. Quindi per il momento è tutto. Questa era la mia versione di Inferno Lantern X1. Fatemi sapere invece voi cosa avete combinato e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!